Salve, oggi parlerò di motori magnetici. Motore magnetico è un motore fatto esclusivamente con calamite. Verità, i motori magnetici esistevano già. Dire motore magnetico è un furto di parole. Motori a magneti permanenti esistono da circa 180 anni. Però il motore a calamite non è mai stato realizzato. Ovvero non è mai stato realizzato un motore fatto con solo calamite, senza corrente elettrica in entrata. Esempio, molti dicono che ci sono le prove su YouTube, ci sono dei video, bene, ma un video sgranato con un'inquadratura molto stretta non è una prova, è magari l'indicazione che qualcuno ci vuole far credere che quella cosa esiste. Quindi i video su YouTube non vanno mai presi letteralmente come prova, possono essere degli indizi, ma non sono una prova dell'esistenza di qualcosa. Tant'è che esistono molti video che fanno vedere alieni, UFO, eccetera, e poi si scopre che questi video magari sono delle costruzioni 3D, sono dei rendering virtuali. Un'altra cosa, che è già citata nel video Psiche Complottista, che viene sempre citata come prova a favore dell'esistenza di un motore magnetico, è che c'è un grandissimo complotto di ovviamente compagnie petrolifere, multinazionali, l'Enel, addirittura qualcuno ha citato anche l'Enel, per cui questi ricchi, questi potenti non vogliono fare in modo che noi possiamo raggiungere questo sapere, questa macchina che produce energia all'infinito. Bene, questo ovviamente, anche questo non è una prova, il sospetto che ci sia un complotto non è una prova dell'esistenza di una macchina che produce energia all'infinito. Vediamo se qualcuno ha mai preso, per esempio, una macchina, l'ha costruita e l'ha fatta vedere ad un laboratorio. Bene, una volta è successo. Si chiama Steyr Ltd, è un'azienda irlandese che ha annunciato nel 2006 con un paginone su The Economist che aveva creato una nuova tecnologia che permetteva energia gratis per sempre. Ah, era un motore cosiddetto magnetico, cioè un motore a calamite. Allora ha organizzato nel 2007 una dimostrazione pubblica in un museo, aveva piazzato questa macchina, lo ricordo anch'io, avevo visto il video. In questo video doveva era una webcam via internet in tutto il mondo, doveva vedersi questa macchina che avrebbe girato all'infinito. Guardando questo video si vedeva una ruota ferma. Problemi tecnici, ci sono dei problemi tecnici, questa dimostrazione non è stata più fatta. È stato nominato un gruppo di 12 scienziati, scelti tra l'altro secondo criteri della stessa Stern, criteri molto criticati perché non dovevano divulgare quello che avevano visto, eccetera, eccetera. Insomma, dopo 2 anni, il risultato di questo gruppo di scienziati è stato che non c'è stata maniera di far produrre energia a questa macchina. Punto. Questa macchina era una bufala. Molto, molto diffuso su internet il motore di Parendev. Il motore di Parendev è molto interessante perché c'è un brevetto, è stato depositato. Che sia stato depositato un brevetto non significa che esista la macchina o che funzioni, significa solo che eventualmente quella tecnologia è brevettata. Se voi cercate Parendev, troverete una serie di forum di tecnici, persone appassionate, che magari si anche autodefiniscono ingegneri, eccetera. O che dicono, ecco, guardate le macchine che ho fatto, e macchine che girano da sole, magneticamente, eccetera. Dopodiché arrivano tutti insieme a cercare di costruire questa macchina. Quando sono lì, che l'hanno quasi costruita, tutto questo discorso viene chiuso. E non si sa più nulla. Ovviamente non viene chiuso dall'alto, sono loro stessi che smettono di parlarne. E questo diventa un po' strano perché succede sempre, caspita, ogni volta che arriviamo a costruire una macchina, il motore magnetico del futuro si ferma tutto? Un tizio, Mike Brady,
aveva effettivamente diceva di aver costruito questa macchina e aveva anche video su YouTube. Aveva fondato proprio una ditta, aveva fatto vedere questi motori di Perendev. Li riconoscete, sono bianchi, sono delle ruote bianche di plastica con dei cilindretti metallici tutto intorno, è facile riconoscere. Lui aveva effettivamente costruito queste macchine e funzionavano, e aveva iniziato a fare la prevendita. Persone avevano versato 20-40 mila euro da tutto il mondo. Hanno trovato questo Mike Brady che si stava godendo i suoi soldi affittando una casa sul lago di Zurigo, fino a che 61 clienti tedeschi non l'hanno denunciato per appropriazione indebita, è stato arrestato, è stato estradato in Germania. È finita l'avventura del motore di Perendev, perché lui aveva preso i soldi, 1 milione di euro solo dai clienti tedeschi, senza contare i clienti che non l'hanno denunciato e tutti quelli in tutto il resto del mondo, e l'ha preso e se n'è andato in Svizzera. Se io fossi stato al posto suo, avrei costruito quei motori fatti solo di plastica e magneti e calamite. Avrei speso pochissimo per farli, li avrei consegnati e avrei preso altro 1 milione di euro almeno. Sarei diventato ricchissimo. Ma lui non l'ha fatto, ha preso i soldi e è andato in Svizzera. Bene. Avrei potuto fare anche un'altra cosa. Non avrei venduto assolutamente a nessuno questo motore. Me lo sarei fatto da solo, poi avrei costituito una società elettrica e avrei prodotto energia elettrica vendendola a tutti. Sarei diventato forse l'uomo più ricco del mondo. Perché non può funzionare? Come è fatto il campo magnetico? Il campo magnetico è abbastanza analogo per certi aspetti al campo gravitazionale terrestre. Mettiamo caso che io prendo un frigorifero, lo butto dal terzo piano e dico, caspita, se prendo un frigorifero e lo butto dal terzo piano, questo frigorifero mi produce energia, innanzitutto energia cinetica, energia di deformazione perché si rompe un po' il frigo, rumore, quindi energia che trasmette all'aria e così via. Si riscalda, quindi energia termica. Potrei costruire un motore fatto da questo frigorifero che butto continuamente dal tetto, recuperando continuamente energia. C'è un problema, mi costa più energia riportarlo in alto. Perché? Perché c'è l'attrito, siamo in un mondo con attrito. Nel vuoto potrei riportarlo in alto con la stessa energia rispetto a quella che poi lui produce cadendo. Potrei avere un moto perpetuo nel vuoto? Sì, potrei averlo. Una pendola senza attriti. Senza attriti, una pendola può andare avanti all'infinito. Purtroppo c'è l'attrito. Un campo magnetico funziona in modo abbastanza analogo. Praticamente, se io ho un oggetto metallico o magnetico che si avvicina ad un magnete, ho una certa forza di attrazione o repulsione, è analogo il ragionamento. Prendiamo soltanto quella di attrazione che è analoga al campo gravitazionale. Spiegando in maniera semplice, praticamente se io prendo questo oggetto e lo avvicino, quindi lo avvicino al magnete, io ottengo una diminuzione dell'energia potenziale e un aumento dell'energia. Per esempio cinetica, perché accelera. Dopodiché, se io questo oggetto lo riporto indietro, io devo recuperare questa energia cinetica, trasformarla in un'energia meccanica per riportarlo indietro e perdo l'energia potenziale. Se esistesse un motore che sfrutta questa attrazione magnetica, significa che questo motore, girando, farebbe tornare in qualche modo questo oggetto alla posizione iniziale. Anche se questo motore è fatto da tanti oggetti, lo farebbe tornare alla posizione iniziale. È un motore. Per la conservazione dell'energia, un principio fisico ferreo,
Chiaramente, se non ho altre forme di energia che introduco nel sistema e ho soltanto l'attrazione tra questo oggetto e i magneti, bene, l'energia di questo che ha, cinetica, di calore, eccetera, che ha questo oggetto, alla fine, se non ci sono attriti, se non ci sono resistenze del sistema che ci sono sulla Terra, se non c'è nulla, tornerà all'inizio riprendendosi esattamente l'energia potenziale di partenza, cioè ritrova esattamente le stesse condizioni iniziali. Tuttavia, siccome sulla Terra c'è una cosa che si chiama attrito, un motore sulla Terra che gira, addirittura sottoposto a carico, non potrà girare all'infinito se costruito con magneti, cioè con calamite. Un campo magnetico può indurre, con il principio dell'induzione, una corrente. Cioè, io posso creare una corrente elettrica a partire da un campo magnetico. Funziona in questa maniera. Se io ho un campo magnetico, posso indurre una corrente. Tuttavia, questa corrente viene indotta dalla modifica di un campo, cioè dalla variazione di un campo. Un campo magnetico fisso non produce lavoro, non produce energia, è una forza, non produce energia. Produce energia la variazione di questo campo, per esempio potrebbe aumentare e diminuire, oppure se si spostasse questo campo, o se si spostasse per esempio questo filo che cattura il campo magnetico. E con la variazione relativa, per esempio, può creare, una corrente. Per esempio, il sistema Tether è un sistema satellitare utilizzato per, alimentare l'energia, per esempio, di energia elettrica, una coppia di satelliti. Si prendono due satelliti e ci si mette un filo. Questa è la Terra. La Terra ha un campo elettromagnetico, come sappiamo, e questo campo elettromagnetico, grazie al fatto che questi satelliti si muovono intorno alla Terra, cambia relativamente a questo filo, per cui si crea una corrente lungo questo filo, una differenza di potenziale, quindi una corrente, e che alimenta, i satelliti. C'è un problema che funziona perché ci sono i satelliti che girano e siccome sono in orbita, il satellite che gira in orbita gira senza attriti. Conclusioni? Le conclusioni sono queste. Innanzitutto è un motore a calamite, non a magneti, non magnetico, non a magneti permanenti. I motori magnetici e magneti permanenti esistono da 180 anni. I video su YouTube non sono delle prove. Io posso prendere un disco, ci metto sotto un motorino, lo faccio girare e dico che è un motore che gira all'infinito. Complotto. Il fatto che io dica che esiste un complotto non implica che qualcosa debba esistere. Io non posso dire esiste il complotto di Babbo Natale, quindi Babbo Natale esiste. Stern e Perendev. I due casi in cui si dice che effettivamente sono stati costruiti dei motori. Caso Stern l'hanno esaminato 12 scienziati con criteri scelti dalla Stern e modalità determinate dalla Stern. Nel 2009 hanno redatto il documento finale e sciolto il comitato. Perché? Perché il motore non produceva nessun tipo di energia. Il caso Perendev è ancora più interessante. Perché un certo Mike Brady aveva anche iniziato a fare prevendita di motori basati su un brevetto depositato a nome Perendev. Bene, è stato arrestato in Svizzera che si stava godendo i suoi anni felici affittandosi una villa sul lago di Zurigo. L'hanno estradato in Germania, aveva truffato almeno, dicono, 61 cittadini tedeschi per un totale di 1 milione di euro. Fossi stato al posto suo, avrei consegnato i motori finali per un valore di altrettanto milioni di euro. Perché non funziona? Non può funzionare perché ci sono dei principi come quello della termodinamica
I principi della termodinamica dicono che è impossibile costruire un motore che gira all'infinito e produca energia o lavoro. E poi c'è la conservazione dell'energia, comunque sia. Io è vero che ho un'attrazione, una repulsione tra dei magneti. Tuttavia, il principio di conservazione dell'energia fa sì che se costruisco un motore tramite esclusivamente dei magneti, io comunque sia ho uno scambio energetico tra energia potenziale e energia di attrazione e repulsione, e alla fine, siccome è un motore, tornerò al punto iniziale. Se questo motore, questo sistema motore ha anche un attrito, alla fine il risultato sarà che piano piano rallenterà fino a fermarsi, come fanno tutti i motori del mondo. Grazie.